Buonasera, benvenuti al Palatriccoli per la quarta giornata di campionato. Si affronteranno stasera la Fileni BPA Iesi di coach Maurizio Lasi contro la Sigeco Casal Pusterlengo dell'ex coach Andrea Zanchi. Tutto pronto in campo, i quintetti che scenderanno in campo e inizieranno la partita sono i seguenti: per Iesi col numero 5 il capitano Michele Maggioli, col numero 7 Stefano Borsato, col numero 10 Franco Migliori, col numero 14 Ivan Elliott e col numero 44 Ian Miller. Dall'altra parte Casal Pusterlengo risponde schierando col numero 4 Michel Poletti, col numero 6 Luca Vencato, col numero 8 Giampaolo Ricci, col numero 14 Howard Centrovos e col numero 5 Daniel Donzelli. Partita molto delicata per la Fileni BPA dopo le prime tre sconfitte contro tre formazioni apparse immediatamente in forma come Biella Brescia e Casale Monferrato. Stasera c'è voglia di vincere e di portare a casa i primi due punti, soprattutto per ridare un po' di entusiasmo anche al Palatriccoli. Si arbitreranno l'incontro i signori Urzi di Livorno, Fabiani di Altopascio, provincia di Lucca, e Luca Maffei di Preganziol, provincia di Treviso. Iesi, che viene dalla sconfitta infrasettimanale contro Casale Monferrato, partita nella quale aveva iniziato molto bene la squadra arancioblu, andando anche a più 9 con la possibilità di andare a più 11, poi un terribile parziale di 20-0 ha rispedito avanti i padroni di casa della 9 più Casale Monferrato, che poi hanno portato a termine il vantaggio accumulato. Tutto pronto, si alza la palla a 2, la prima palla viene conquistata dalla Fileni BPA Iesi. Miller subito ad impostare l'azione e a chiamare lo schema, supera la metà campo in palleggio, aspetta lo smarcamento dei compagni, si fa vedere Ivan Elliott, non riesce a ricevere solo in secondo momento il blocco verticale, Elliott non lo aspetta, tira immediatamente, l'errore, a rimbalzo Vencato, parte immediatamente marcato da Stefano Borsato, aspetta il blocco di Poletti, poi va dall'altra parte, bella giro della palla per Donzelli, per Centros, palla dentro per Poletti che viene stoppato ma irregolarmente da Michele Maggioli. Valido dunque il canestro di Michel Poletti, la parabola era già discendente verso il canestro, dunque gli arbitri hanno convalidato i primi due punti della partita. Dall'altra parte Miller va subito a perdere un pallone, Centros ha anticipato il passaggio sulla rimessa e l'ha sbattuto addosso alle gambe del numero 44 in maglia arancio-blu. Si ripartirà con la rimessa in zona offensiva, Donzelli rimette per Vencato, fuori per Centros, subito a zona Iesi, Ricci fuori per Donzelli, extra pass per Vencato, in angolo per Centros, la penetrazione contro Maggioli, non arriva al ferro, rimbalzo di Elliott, Miller immediatamente già dall'altra parte, attacca subito il ferro, scarico per Maggioli a rimorchio, l'errore, toccano prima Maggioli, poi un giocatore Casal Pusterlengo, alla fine Centros che controlla, già dall'altra parte, passaggio per Ricci, subito da tre, l'errore, rimbalzo in attacco di Donzelli, sbaglia il tiro, poi sul rimbalzo il tocco è di un giocatore in maglia Fileni BPA. Rimessa da fondo per la Assigeco Casal Pusterlengo con 13 secondi sul cronometro. Sì, lo smarcamento di Vencato, riceve in questo istante, passaggio per Centros, dal mezzo angolo Donzelli, la palla danza sul ferro ed entra. Subito 4-0 immediato di Casal Pusterlengo. Due punti per Donzelli e due punti di Michel Poletti. Miller, pick and pop con Elliott, sbaglia il passaggio. Poi la palla la tocca prima Vencato, ma l'arbitro Urzi dice che è infrazione di campo prima di Elliott. A mio avviso sembrava esserci stato il tocco di Vencato e quindi il possesso era sporcato e non passaggio indietro della Fileni BPA. Altra azione d'attacco per Casal Pusterlengo. Il tiro di Ricci dalla punta dell'area, l'errore, ancora rimbalzo di Elliott, già il secondo nella partita. Palla nelle mani di Borsato, Iesi deve sbloccarsi, dopo 1 minuto e 40 ancora non è andata a referto, Migliori in punta, aspetta l'uscita di Elliott, non riesce a ricevere, allora va dall'altra parte da Miller, Miller il palleggio, tiro da tre immediato, probabilmente in contatto con la mano di Centros, sbaglia, rimbalzo di Donzelli, Vencato a chiamare ancora lo schema, palla in ala per Centros, sotto per Poletti, cerca di attaccare il canestro contro Maggioli, si gira bene sul perno e ne deposita due facili facili.
6-0. Iesi ancora non è riuscita a sbloccarsi. Miller chiama lo schema, aspetta l'uscita ai Franco Migliori, riceve in questo istante Migliori cadendo all'indietro da due, altro errore, rimbalzo di Ricci, Vencato a superare la metà campo, c'è la pressione di Borsato, chiude il palleggio Vencato, un attimo in difficoltà ma si fa vedere Puletti per Centrous, su di lui ancora Miller, l'uscita di Vencato, finta la partenza, poi palla sotto per Centrous, Elliott devia il passaggio, la palla finisce fuori. Time out chiamato da coach Maurizio Lasi dopo 2 minuti e mezzo sul punteggio di 6 Casalpusterlengo, 0 Filen BP a Iesi. Si sente Dani? So strumato già. No, ho perso la voce. Si rientra dal timeout. Coach Lasi costretto a chiamare immediatamente timeout vista la partenza a rilento della propria squadra. Siamo già sul 6-0 per l'Astigeco Casalpusterlengo con 4 punti per Michel Poletti, 2 per Daniel Donzelli, giovane prospetto del 96. Rimessa in attacco per Casalpusterlengo, Miller va vicino al fallo provando a intercettare, non ci riesce, Vencato allora spara da tre, l'errore a rimbalzo, ancora Poletti, l'errore di Poletti, altro rimbalzo conteso, ancora rimbalzo in attacco di Casalpusterlengo, altri 10 secondi dei 14 a disposizione, Vencato la penetrazione contro Maggioli, scarica per Poletti, commette infrazione di passi, Michel Poletti non si aspettava il passaggio in area del giovane compagno di squadra, palla recuperata da Iesi, Migliori a portare avanti la palla sulla pressione di Donzelli, palla nelle mani di Borsato, consegnata ancora nelle mani di Migliori, l'uscita di Miller, riceve in questo istante, cerca Maggioli sotto, non si libera, Borsato col taglio, la penetrazione fino in fondo, finalmente si sblocca la Filen BP a Iesi con i 2 punti di Stefano Borsato. Vencato palleggia contro la pressione di Borsato, Centrous, ricezione in punta, prova a farsi vedere Ricci, riceve in questo istante, palla sotto ancora per Poletti, accenno di raddoppio di Migliori, poi Donzelli, la penetrazione, tira, c'è un fallo, viene fischiato fallo al numero 10 Franco Migliori, fallo giudicato precedente alla penetrazione al tiro, quindi si riprenderà con una semplice rimessa da fondo con 14 secondi per andare al tiro per la squadra di coach Andrea Zanchi. Iesi che si schiera ancora a zona, Centrous in ala, punta per Ricci, il palleggio di Ricci fuori per Centrous, sotto ancora per Ricci, liberissimo di poter tirare, la palla danza sul ferro e non entra, al rimbalzo di Maggioli, Miller va a prendersi il fallo, fallo tattico di Luca Vencato per fermare la transizione iesina con Miller che era già pronto ad andare fino in fondo. Primo fallo per Vencato e primo fallo di squadra anche per la Sigeco. 6-15 alla fine, 6-2 il punteggio in favore dei Lombardi. Borsato, rimessa laterale, 21 secondi per andare al tiro. La ricezione di Maggioli, consegnato nelle mani di Miller. Pick and roll con Maggioli, bella palla sotto, la sponda per Borsato dall'angolo da 3. Corto, ma c'è il rimbalzo in attacco di Maggioli che tocca per Migliori. Migliori aggiusta la posizione, palla sotto per Maggioli, c'è il fallo. Fallo di Michel Poletti, primo fallo anche per lui, secondo fallo di squadra per la Sigeco. Primo fallo. Si riprenderà, altra rimessa da fondo per Iesi, stavolta i secondi saranno 14 in virtù della nuova regola imposta dalla FIBA. Se ne incaricherà lo stesso Michele Maggioli. Provano a farsi vedere gli aurorini, riceve Elliott in ala per Borsato, Migliori prova al taglio, Borsato apre il palleggio, finta al tiro, poi passaggio fuori per Miller, Miller un palleggio, 2 palleggi, step back col piede sulla linea, è lungo il tiro, rimbalzo lungo di Vencato, transizione offensiva per Casale, Vencato aspetta l'arrivo dei compagni, va fino in fondo, poi commette una clamorosa infrazione di passi, palla persa per la Sigeco e si resta sul 6-2. Miller contro la difesa alta chiamata da coach Zanchi, su di lui c'è sempre Howard Centrous di rientro dopo un infortunio alla mano sinistra. Miller palleggio prolungato, c'è un fallo, un fischio sotto canestro, Vencato ha spinto
Ivan Elliott che cercava di prendere posizione sulla tacca alta del post basso. Secondo fallo per Vencato, terzo di squadra per Casal Pusterlengo, e il coach Andrea Zanchi è costretto a cambiare il proprio playmaker. Esce dunque Luca Vencato, fa il suo esordio in questa partita la giovane stellina classe 1995 di proprietà della Dinamo Sassari, Marco Spissu. Elliott, palla sotto per Maggioli, vuole giocarsela contro Poletti, si gira sul perno, il classico tiro di Maggioli, assegno il capitano. Primi due punti della partita per Michele Maggioli e Iesi accorcia a meno 2, 6-4. Centrosso dall'altra parte, tiro immediato da 3, errore, a rimbalzo, corregge Poletti. Sesto punto della partita per Michel Poletti e secondo o forse anche terzo rimbalzo in attacco. Miller supera la metà campo, aspetta l'uscita dei migliori, il blocco di Elliott per Miller, lo stesso Elliott a farsi vedere, l'uscita di Miller, si gira, il tiro immediato, altro errore, polveri bagnate in questo inizio per Ian Miller. Dall'altra parte Saint-Rose aspetta il blocco di Poletti, arriva in questo istante, palleggio, resta il tiro di Saint-Rose, assegno. Decimo punto per Casal Pusterlengo e nuovo più 6, 10-4 per la Sigeco. Primi due punti della partita anche per Howard Saint-Rose, migliori in ala, palla sotto per Michele Maggioli, va a giocarsela contro Poletti, il taglio di Miller, bello il passaggio di Maggioli, altri due punti per la fila di BPA e sono i primi due anche per il capocannoniere arancio blu. Viaggiava una quota di 38 punti per partita, poi la brutta prestazione a Casale Monferrato con soli 12 punti, ne ha abbassato leggermente le medie, oggi è atteso per sbloccarsi ulteriormente. Sbaglia intanto di là il tiro da 3 punti Casal Pusterlengo. Altra azione per Iesi, pick and pop tra Elliott e Miller, Elliott al tiro da 3 punti è corto, Maggioli prova a toccare ma la palla finisce nelle mani di Saint-Rose. Già dall'altra parte Spissu, finta al tiro, palla sotto per Ricci, fuori per Donzelli, il tiro da 3 di Donzelli, l'errore, a rimbalzo, tocca Migliori, controlla Elliott. 3:30 alla fine, 10-6 per la Sigeco Casal Pusterlengo. Pick and roll ancora tra Miller ed Elliott, la penetrazione di Miller, lo scarico per Maggioli, bella palla sotto per Elliott che poi sbaglia clamorosamente il passaggio, palla recuperata da Casal Pusterlengo, già dall'altra parte Saint-Rose fino in fondo va a prendersi il fallo di Stefano Borzato, primo fallo per il numero 7 in maglia arancio blu, secondo fallo di squadra per la Fileni BPA Iesi. Cambio in casa Fileni BPA, esce con il numero 7 Stefano Borzato, fa il suo esordio in questa partita Alessandro Procacci. Cambio anche dall'altra parte, coach Zanchi manda sul parquet Alvin Young, richiama in panchina Daniel Donzelli, buon impatto per il classe 96 di Casal Pusterlengo. Ancora la zona iesina bucata dal passaggio sotto di Ricci, poi Poletti si mangia un canestro già fatto per fortuna della fila di BPA, il rimbalzo è di Ivan Elliott. Procacci a chiamare lo schema, aspetta l'uscita di Migliori, c'è il blocco di Maggioli per Migliori, riceve in questo istante, palla sotto ancora per Maggioli, finta contro Poletti, palla fuori, difficile ma riesce a controllarla Elliott, la penetrazione di Migliori, c'è il fallo, fallo del numero 18 Marco Spissu, primo fallo personale. Casal Pusterlengo esaurisce il bonus di falli con questo fallo personale di Spissu. Rimessa laterale per la Fileni BPA Iesi, 14 secondi per andare al tiro, esce Elliott, consegnato da Elliott nelle mani di Procacci, Procacci a giocare il pick and roll con Maggioli, palla gira per vie perimetrali, Miller da 3 punti, la palla entra e esce, altro errore di Ian Miller, dall'altra parte c'è già Alvin Young, penetrazione immediata, sulla penetrazione viene fischiato fallo a Franco Migliori, secondo fallo per Migliori, terzo fallo di squadra per la Fileni BPA Iesi. Young forse era scivolato, così reclamava Franco Migliori, ma gli arbitri hanno ravvisato la sua spinta sulla penetrazione del numero 13 in maglia targata Sigeco. Si riprenderà con la rimessa laterale per Howard Saint-Rose, la ricezione di Poletti, riconsegna nelle mani Saint-Rose, la Fileni ancora zona, palleggio dall'altra parte, Saint-Rose resta tiro da 3 cortissimo, rimbalzo di Migliori, Migliori lancia immediatamente Miller che va a segno, bel contropiede della Fileni BPA con Migliori che alza immediatamente la testa e vede il compagno completamente da solo.
Meno 2 Jesi, quarto punto per Jan Miller nella partita, quando siamo quasi negli ultimi 2 minuti di gioco. Young, palla sotto per Poletti. Poletti un palleggio, vuole attaccare dal palleggio Maggioli. Buona la difesa di Maggioli che stoppa Poletti. Recupero di Procacci. Contropiede, Migliori, fino in fondo, sbagliare un tiro facile. Poi si lotta a rimbalzo, la strappa Migliori, ma c'è ancora lì Spissu, si butta anche Procacci. Alla palla alla fine la controlla Ricci. Young supera la metà campo in palleggio, aspetta l'arrivo di Spissu, gli riconsegna la palla. Spissu chiamare lo schema, la ricezione di Ricci, in post-alto per Poletti, non sa cosa fare, aspetta la proposizione di qualcuno, poi alla fine Poletti decide di tirare. Palla lunghissima, rimbalzo ancora di Franco Migliori. Jesi, altro possesso per pareggiare o addirittura mettere per la prima volta il naso avanti. Intanto Maggioli fa notare agli arbitri che era bagnato il parquet, c'era il rischio di farsi male, dunque si provvede ad asciugare il parquet. Doppio cambio in casa Pusterlengo. Escono Michel Poletti e Howard Santros, entrano Matteo Canavesi e il numero 22 Alessandri. Cambio anche in casa Fileni BPA. Ad uscire è Franco Migliori, gravato purtroppo già di 2 falli personali. Entra per la prima volta in partita con il numero 34 Andrea Picarelli. Dopo la pausa si ripartirà con una rimessa da fondo con 14 secondi sul cronometro. 1:21 alla fine di questa prima frazione di gioco. Casal Pusterlengo ancora avanti, 10-8. Elliott consegna nelle mani di Miller. Si fa vedere Picarelli, ma la palla va dall'altra parte da Procacci, sotto per Maggioli, contro Canavesi, sbaglia a rimbalzo, è lo stesso Canavesi a recuperare. Dall'altra parte pick and roll tra Canavesi e Spissu, fuori la palla per Ricci, tiro da 3 immediato, assegno. Più 5 Casal Pusterlengo quando entriamo nell'ultimo minuto di gioco. 13-8 per l'Assigeco, primi 3 punti per Ricci nella partita. Miller, passaggio dietro la schiena per Maggioli, la palla ancora a Miller, ancora pick and roll con Maggioli, va Miller, va a prendersi il fallo del numero 13 Alvin Young, primo fallo per l'ex Scavolini Pesaro, Reggio Emilia e Capodorlando. Ci saranno 2 tiri liberi per Ian Miller in virtù del bonus speso dall'Assigeco. Cambio in casa Fileni BPA, esce il capitano Michele Maggioli, entra con il numero 6 Lorenzo Benvenuti. 2 tiri liberi per Miller, il cannoniere da Florida State va con il primo, a segno. Quinto punto per Miller. Jesi si riavvicina a meno 4, ne avrà un altro a disposizione. La concentrazione del giocatore, il palleggio, Miller va al tiro, c'è la realizzazione. 2-2 per Ian Miller, sesto punto nella partita e meno 3 Jesi, 40 secondi al termine. Il palleggio di Alessandri viene aiutato da Giampaolo Ricci nel superare la metà campo, arriva il raddoppio di Elliott, buona la chiusura, cerca l'anticipo Miller ma Young riesce a controllare la palla, la penetrazione di Alessandri per Canavesi, bello il rimorchio per Giampaolo Ricci, a segno. Quinto punto anche per Ricci, era riuscito bene il raddoppio ma Casal Pusterlengo è riuscito a sbrogliare una situazione alquanto difficile. Non potrà andare fino in fondo la Fileni BPA, Miller comunque gioca col cronometro, 9 secondi per andare al tiro, va al tiro in questo istante, al tiro da 3 punti, finalmente si sblocca Ian Miller, nono punto della partita. Dall'altra parte l'Ave Maria di Spissu, per un attimo esce per un soffio, si va a riposo sul punteggio di 15-13 per l'Assigeco. Si riprende a giocare per effetto della freccia, la palla sarà della Assigeco Casal Pusterlengo a rimettere Alvin Young su Spissu, la pressione di Procacci. Bella partita in settimana per il numero 13 in maglia arancio-blu, Alessandri marcato da Picarelli, aspetta l'uscita di Young, bella palla sotto per Canavesi, gli viene sporcata la palla da Ivan Elliott,
rimessa da fondo per la Segeco Casal Pusterlengo con 12 secondi sul cronometro. Se ne incarica Alvin Young, la rimessa sotto, si perdono completamente Canavesi, che può realizzare due punti facili facili, più 4 nuovamente per Casal Pusterlengo. Procacci aspetta l'uscita di Elliott, riceve in questo istante il numero 14 consegnato nelle mani di Miller, raddoppio su Miller per Elliott da 3 punti, riesce a sbloccarsi anche Ivan Elliott, primi 3 punti della partita, e Iesi che torna a meno 1, 17-16. Dall'altra parte Canavesi consegnato nelle mani di Alvin Young, Young completamente libero, viene dimenticato dalla difesa iesina, sbaglia il tiro, a rimbalzo c'è il tocco di Casal Pusterlengo, palla recuperata dalla fine di BPA Iesi, ma Alvin Young era rimasto completamente libero e Iesi ha rischiato di pagare caramente la dimenticanza difensiva. Palla per Andrea Picarelli, pronto a rimettere in gioco, ma prima c'è da asciugare il parquet, erano finiti a terra due giocatori in maglia blu. Casal Pusterlengo che giovedì nel turno infrasettimanale è riuscita a cogliere il primo successo stagionale sul campo del Basket Veroli per 66-57, sbloccando lo 0 in classifica. Riprende il gioco con Procacci che supera la metà campo in palleggio, palla nelle mani di Elliott, benvenuti, consegnato nelle mani di Miller, gioca il pick and roll con Miller, c'è l'errore ma probabilmente c'era anche un fallo. Dall'altra parte Young subito in penetrazione per Alessandri, palla che gira per vie perimetrali, arriva a Canavesi, torna in mezzo per Spissu, pick and roll con Canavesi, nell'altro angolo per Young, la penetrazione di Alvin Young, c'è il fallo di Alessandro Procacci. Alvin Young ha sfruttato l'attimo di ritardo con il quale era arrivato Alessandro Procacci e si è buttato immediatamente dentro. Due tiri liberi per Alvin Young, primo fallo per il numero 13 arancio-blu. Casal Pusterlengo ancora in vantaggio di un punto, 17-16, diventano 18 in questo istante con il libero realizzato da Alvin Young, primo punto nella partita per l'americano, secondo tiro libero a disposizione, a segno anche il secondo, più 3 nuovamente per Casal Pusterlengo, 19-16 quando è passato un minuto e mezzo in questo secondo quarto di gioco. Miller a superare la metà campo, va fino in fondo, si appoggia, prende il contatto col corpo dell'avversario e realizza un bellissimo canestro, 11 punti per Ian Miller. Dopo un inizio in sordina si è prontamente riscattato. Dall'altra parte c'è il canestro valido e il fallo di Ian Miller, canestro giudicato valido, primo fallo per Ian Miller e potenziale gioco da 3 punti per il numero 22 di Casal Pusterlengo, Alessandri. Possibilità del gioco da 3 punti per la Segeco, Alessandri con il tiro libero aggiuntivo corto, non si concretizza dunque il gioco da 3 punti, restano 3 i punti di vantaggio per la Segeco, con Iesi che ancora non è riuscito a mettere la testa avanti. Dall'altra parte Procacci cerca Miller, rischia di perdere la palla Ian Miller per l'anticipo di Alvin Young, ma la palla finisce fuori, 16 secondi per andare al tiro. Procacci rimette per Elliott aspetta il movimento dei compagni, non si fa vedere nessuno, Miller riceve in questo istante, va al tiro a 3 punti, c'era un contatto grosso quanto una casa, non ravvisato dagli arbitri. Alvin Young già dall'altra parte per Canavesi in punta, ancora per Alessandri, arresto e tiro del numero 22, altro canestro del numero 22. Casal Pusterlengo nuovamente a più 5, 23-18 per la Segeco. Miller aspetta l'uscita di Picarelli, riceve in questo istante, palleggio fuori per Procacci. Procacci, la penetrazione, prova ad andare fino in fondo, poi serve benissimo con una bellissima palla Ivan Elliott, che va a realizzare il quinto punto personale, nuovo meno 3 per la fila di BPA Iesi. Poletti consegna la palla nelle mani di Alvin Young, pick and roll, Young si perde la maniglia per strada e
la palla finisce direttamente in fondo campo, palla recuperata da Iesi e cambio per la squadra di coach Maurizio Lasi. Esce miglior realizzatore della partita e unico uomo ad essere già in doppia cifra, Ian Miller torna sul parquet col numero 7, Stefano Borzato. Cambio anche in casa a Sigeco Casal Pusterlengo. Esce con il numero 18 Marco Spissu, ancora quota 0 dopo i 15 realizzati in settimana. Torna sul parquet Howard Centros. Procacci a chiamare lo schema. Elliott si fa vedere per dargli una mano per superare la metà campo. Riceve lo stesso Elliott il blocco di Benvenuti, che poi si apre per ricevere la palla. Palla per Borzato, pick and roll con Benvenuti. Borzato si palleggia su un piede, poi dall'altra parte sul recupero di Alvin Young, Picarelli ci mette una mano, la palla sbatte sul piede di Alvin Young e viene recuperata dalla fine di BPA. Altro cambio in casa Jesina. Ad uscire sarà proprio l'autore del recupero, Andrea Picarelli. Torna sul parquet Franco Migliori, gravato, ricordiamo, di due falli personali. Dall'altra parte in casa Casal Pusterlengo a quota 2 c'è il numero 6 Vencato. Borzato per la rimessa. Poletti deve allacciarsi la scarpa. Iesi che ha attutito il colpo dei primi tre minuti di gioco in cui non era riuscita a segnare, con Casal Pusterlengo che ha provato subito la fuga, ma ora Iesi è sempre lì a meno 3. Procacci pick and pop con Elliott. Elliott fa girare la palla, Benvenuti, extra pass per Borzato, pick and roll con lo stesso Benvenuti, fuori per Procacci, Migliori, ma c'è il fallo in attacco. Fallo in attacco fischiato al numero 14 Ivan Elliott. Per Elliott si tratta del primo fallo personale, terzo fallo di squadra per la Fileni BPA. Iesi ancora 4-0 in questo quarto, la Sigeco Casal Pusterlengo 6-38 alla fine. Si ripartirà con la rimessa da fondo campo in zona difensiva. Centros chiama lo schema, su di lui c'è Franco Migliori. Poletti, il consegnato nelle mani di Centros, un palleggio, prova la penetrazione contro Migliori, fuori per Canavesi. Canavesi al tiro da tre punti, è corto, bel rimbalzo di Benvenuti. Procacci ad alzare un pochino il ritmo già dall'altra parte, blocco di Elliott. Procacci, palla in ala per Borzato, il tiro da tre di Stefano, l'errore, rimbalzo di Centros. Già dall'altra parte Alvin Young prova ad attaccare Migliori, sul tiro su un piede, c'è l'errore, a rimbalzo lo stesso Franco Migliori. Già dall'altra parte serve Procacci, su di lui c'è il fallo del numero 22 Alessandri. Per Alessandri è il primo fallo personale, primo fallo di squadra anche per la Sigeco Casal Pusterlengo. Cambio in casa Fileni BPA, esce con il numero 6 Lorenzo Benvenuti. Buoni minuti di riposo per il capitano Michele Maggioli. Torna sul parquet lo stesso capitano, cambio anche dall'altra parte. Entra con il numero, torna in campo con il numero 8 Giampaolo Ricci. Ad uscire è il numero 16 Matteo Canavesi. Rimessa da fondo per Iesi con 19 secondi per andare al tiro. L'uscita di Elliott, palla in punta per Procacci. Procacci sotto per Maggioli contro Poletti, semigancio di Maggioli a segno. Quarto punto della partita per il capitano arancioblu. E Iesi ancora a meno 1, 23-22 per la Sigeco, quando siamo quasi a metà del secondo quarto di gioco. Poletti in punta, aspetta l'uscita dei compagni, non si fa vedere nessuno, arriva Alessandri a prendere il consegnato. Alessandri la penetrazione, l'arresto e tiro contro Maggioli, non va il tiro, prova a rimbalzo a recuperare Poletti, ma è lui l'ultimo a toccare. Time out chiamato dalla Sigeco Casal Pusterlengo in rottura prolungata dopo essere tornata più 5. Ora è solo uno il punto di vantaggio per la squadra di coach Andrea Zanchi. Si ritorna in campo dopo il time out, 23-22 per la Sigeco. Buon inizio di partita per i lombardi guidati da coach Andrea Zanchi, ma la Fileni BPA è riuscita a ricucire lo strappo ed ora ha la palla per andare in vantaggio per la prima volta in questa partita. Si riparte dopo il tiro sbagliato da Poletti. Borzato, il palleggio contro Alessandri, va a superare la metà campo in questo istante. È alta la pressione di Alessandri, si fa vedere Franco Migliori,
La migliore in ala per Elliott, sotto per Maggioli, 10 secondi per andare al tiro, fuori per Elliott, mette a posto i piedi, il tiro da 3 punti, c'è l'errore ma rimbalzo in attacco è di Alessandro Procacci. Altra azione offensiva per la Fileni BP a Iesi, doppio blocco per Procacci, sfrutta quello di Maggioli, poi cerca dall'altra parte Borsato ma Alessandri recupera il pallone, va fino in fondo, si appoggia al vetro e va a segno. Altro più C, più 3 per Casale Pusterlengo, per Casal Pusterlengo, scusate. 25 a 22. Migliori si fa vedere ma non riesce a ricevere, riceve solo in questo istante. Il blocco di Elliott, Elliott poi si apre, Migliori cerca di servire Maggioli ma il passaggio viene intuito dalla difesa di Casal Pusterlengo. Young dall'altra parte per Poletti, si appoggia al vetro e va a segno. Immediato 4-0 per la Stigeco in uscita dal timeout, e stavolta il minuto di sospensione è chiamato da coach Lasi, che vede la sua squadra ancora nuovamente sotto di 5 lunghezze, 27-22. Gli arbitri richiamano in campo le due squadre, si ripartirà con la rimessa da fondo campo per la Fileni BP Iesi dopo il canestro in transizione di Alessandri, sesto punto della partita per il numero 22 della Stigeco, e Casal Pusterlengo che è tornata a più 5, 27-22 quando mancano 4 minuti e 25 secondi alla pausa lunga. Migliori rimette per Stefano Borsato sulla pressione di Alessandri, Borsato supera la metà campo in palleggio, aspetta l'arrivo di Marsili, neo entrato al posto di Ivan Elliott, serve Maggioli, extra pass per Miller e Saint-Ross gli sporca il possesso, la palla finisce fuori, ci sarà una rimessa laterale con 10 secondi per andare al tiro per la Fileni BP Iesi. È tornato sul parquet anche Ian Miller, ha preso il posto del numero 13 Alessandro Procacci, è lo stesso Miller, pensa per un attimo al tiro, poi riparte in palleggio, palla per Borsato, in punta per Maggioli, il classico tiro del capitano, c'è l'errore, a rimbalzo si ostacolano Alvin Yang e Giampaolo Ricci, la rimessa sarà dal fondo ancora per la Fileni BP Iesi. 14 secondi per cercare la via del canestro per la squadra di coach Maurizio Lasi. Marsili consegna nelle mani di Miller, aspetta l'uscita, poi cerca il passaggio per Maggioli ma la palla viene intercettata con un piede dal numero 14 Howard Saint-Ross. Cambio in casa a Stigeco, esce con il numero 13 Alvin Young, entra con il numero, torna sul parquet con il numero 6 Luca Vencato. Borsato, la rimessa laterale, viene anticipato Miller, riceve solo adesso Maggioli, Maggioli dà la palla nelle mani di Miller, va a giocare il pick and roll con lo stesso numero 44 Miller fino in fondo, prova il passaggio ma si perde il pallone, poi nel tentativo di recuperare la palla sbatte sulla struttura del canestro e dunque c'è stata un'altra palla persa per la Fileni BP Iesi. Riparte Casal Pusterlengo, Alessandri il palleggio, aspetta l'uscita di Vencato, riceve in questo istante il numero 6, la serie di blocchi per Saint-Ross in ala, riceve in questo istante, palla sotto per Ricci contro Miller, prova a giocarsela Ricci, il tiro cadendo all'indietro su un piede solo, c'è l'errore ma rimbalzo, ancora libero Poletti, può depositare nel canestro incontrastato, arriva in doppia cifra anche Michel Poletti a quota 10 e massimo vantaggio della partita per la Stigeco, 29-22. Borsato, il blocco di Marsili, palla per Migliori, palla sotto ancora per Marsili, bella palla di ritorno per Migliori che però sbaglia l'appoggio a canestro, altro rimbalzo per Casal Pusterlengo, già dall'altra parte Alessandri fino in fondo, più 9 a Stigeco, parziale che comincia ad essere importante, siamo sull'8-0. Migliori vuole il blocco, aspetta l'uscita di Marsili, si fa vedere in questo istante il numero 8, un palleggio, due palleggi, poi chiude il palleggio, palla sotto per Maggioli, attacca, fuori per Migliori, il tiro da tre è fondamentale, c'è l'errore ma rimbalzo in attacco, arriva Maggioli, viene fischiata la rimessa da fondo per la Fileni BP Iesi sul rimbalzo di Maggioli, da dietro Luca Vencato ha provato a portargliela via ma nel ricadere ha pistato la riga di fondo,
Altra azione d'attacco per la Fileni BPA, fermata troppo tempo a quota 22. 2 minuti e mezzo alla fine di questa seconda frazione di gioco. Per la rimessa da fondo Michele Maggioli aspetta l'uscita dei compagni, riceve Marsili, palla per Miller, Miller in ala per Borsato, bella sponda per Maggioli, Maggioli si gira sul perno e poi va cortissimo contro Puletti, rimbalzo in attacco ancora di Iesi, palla toccata da, ancora da Casal Pusterlengo che termina nuovamente fuori. Altra rimessa da fondo per Iesi, 13 secondi per andare al tiro, sempre Michele Maggioli, stavolta riceve Miller, palla sotto ancora per Maggioli contro Michel Poletti, Maggioli prova ad attaccarlo al palleggio, migliori, si fa vedere sull'uscita, 4 secondi, Maggioli in punta, il tiro a segno finalmente, il classico tiro di Michele Maggioli dalla punta dell'area, va a segno e Iesi riesce a bloccare la quota 22 che sembrava essere diventata tabù. Meno 7 Iesi, Alessandri, l'uscita di Centrous, palla sotto per Poletti, si appoggia al vetro ma non riesce a realizzare, rimbalzo in difesa di Valerio Marsili, Marsili serve Borsato già dall'altra parte, Stefano Borsato perde per un attimo il controllo della palla, poi lo ritrova, palla per Miller, sotto per Maggioli dall'altra parte, migliori, libero, può sparare da 3 punti, a segno Franco Migliori, primi 3 punti della partita per il giocatore argentino in maglia numero 10, e Iesi piazza il 5-0 che la riporta sul meno 3, poi sul meno 4, poi Miller porta via la palla e va fino in fondo a prendersi il fallo del numero 8 Giampaolo Ricci. Miller ha toccato la palla da dietro ad Howard Centrous, la palla poi è stata il recupero è stato perfezionato da Stefano Borsato che ha lanciato immediatamente Miller che è andato fino in fondo a prendersi il fallo. 2 tiri liberi per Ian Miller e cambio in casa Fileni BPA, è uscito con il numero 8 Valerio Marsili, è tornato sul parquet il numero 14 Ivan Elliott. 1-13 alla fine, meno 4 Iesi, 31 Assigeco, 27 Fileni BPA. Miller avrà in lunetta i 2 tiri liberi del possibile meno 2. Il palleggio del giocatore americano, il primo libero di Miller, va a segno, meno 3, 12° punto della partita per Ian Miller. Iesi sale a quota 28 che diventano 29 con il secondo libero mandato a bersaglio da Miller. Meno 2 Iesi, parziale aperto di 7-0 in risposta all'8-0 piazzato in precedenza da Casal Pusterlengo. Poletti in punta, si fa vedere Alessandri, Alessandri la penetrazione, passaggio dall'altra parte, Vencato completamente libero di poter sparare, sbaglia, a rimbalzo Franco Migliori, siamo entrati nell'ultimo minuto della seconda frazione di gioco. Borsato va a chiamare lo schema, mette a posto i compagni, aspetta l'uscita di Migliori che riceve in questo istante, su Migliori il blocco di Elliott, si apre Elliott contro Poletti, bel taglio di Borsato in mezzo all'area da 2, a segno, gran bel taglio dal lato debole del numero 7 in maglia Fileni BPA Iesi, parità 31 pari. Casal Pusterlengo ora va a prendersi il fallo, fallo del numero 14 Elliott, secondo fallo per lui. Iesi arriva solo ora in bonus, si ripartirà dunque con la rimessa laterale per Casal Pusterlengo, 15 secondi per la squadra lombarda per andare al tiro, 23 sul cronometro generale, non potrà andare fino in fondo l'Assigeco Casal Pusterlengo. Vencato rimette nelle mani di Ricci, ancora palla nelle mani di Vencato, si schiera a zona la Fileni BPA, 9 secondi, passaggio per Centrous, sotto per Ricci, fuori per Alessandri, il tiro da 3 a segno. Alessandri, 11° punto della partita per Alessandri, 5 secondi, già dall'altra parte, Picarelli pesta la riga di fondo, 3 secondi sul cronometro per andare al tiro, cercare il tiro della disperazione da parte della Assigeco Casal Pusterlengo. Viene pescato Centrous, intercetta Maggioli ma non controlla, poi Marsili gli porta via la palla, cerca il tiro dell'Ave Maria ma non arriva nemmeno al ferro,
si va a riposo lungo con la Fileni BPA sotto di 3 punti, 34 a Stigeco, 31 Fileni BPA Iesi. Quasi al rientro dopo la pausa lunga nell'intervallo tra il secondo e il terzo quarto di gara, i primi 20 minuti si sono conclusi con l'Assigeco in vantaggio per 34-31 sulla Fileni BPA Iesi. Da una parte due uomini in doppia cifra per Casalpi, con Alessandri a quota 11 e Mitchell Poletti a quota 10, dall'altra parte il solo Ian Miller sopra i 10 punti a quota 13. Iesi che ha avuto un paio di volte la palla per andare in vantaggio dopo essere stata a lungo sotto e aver inseguito la squadra lombarda dell'ex Andrea Zanchi, ricordiamo l'allenatore con più presenze sulla panchina arancio-blu, ma non è mai riuscita a mettere la testa avanti. In questo terzo quarto servirà più intensità per cercare di portare a casa questi primi due punti stagionali. Al rientro le due formazioni schierano i loro quintetti tipo. Da una parte Iesi con Borsato, Miller, Migliori, Maggioli ed Elliott, dall'altra Casalpusterlengo risponde con Vencato, Poletti, Donzelli, Ricci e Saint-Rose. Tutto pronto, la palla per la legge della freccia è della Fileni BPA Iesi. Miller a chiamare lo schema, aspetta l'uscita di Stefano Borsato, da Borsato a Maggioli, Maggioli la penetrazione di Miller, fuori per Elliott, riesce a controllare la palla, poi cerca sotto Maggioli ma la palla viene deviata. Ci sarà ancora rimessa in zona d'attacco per la Fileni BPA Iesi con 8 secondi sul cronometro. Se ne incarica il capitano Michele Maggioli. La rimessa per Miller, il tiro da tre immediato è cortissimo, rimbalzo che cade nelle mani di Daniel Donzelli, Vencato ad impostare l'azione dell'Assigeco. Borsato per un attimo gli intercetta il passaggio, ma Saint-Rose gli corre in aiuto, poi la penetrazione dello stesso Saint-Rose, cerca il canestro in capovolto ma non arriva alla realizzazione. Dall'altra parte Elliott per Miller, bella palla dietro la schiena per Migliori, fuori ancora per Elliott, sbaglia anche Ivan Elliott, rimbalzo di Mitchell Poletti consegnato nelle mani di Luca Vencato. Da Vencato a Saint-Rose, ancora il consegnato per Luca Vencato, l'uscita di Saint-Rose, tiro da due, bella invece la palla sotto per Poletti ma viene stoppato da Maggioli, poi Ricci tocca a rimbalzo ma la palla finisce nelle mani di Stefano Borsato, palla recuperata da Iesi, Borsato il consegnato per Miller, ancora nelle mani di Borsato, l'uscita di Franco Migliori, palla sotto per Michele Maggioli, il taglio di Borsato non viene visto, fuori per Miller da tre, altro errore a rimbalzo Howard Saint-Rose. Vencato ora a chiamare lo schema, corna basso, riceve Poletti in punta, Donzelli apre il palleggio contro Migliori, poi passa la palla a Saint-Rose, Saint-Rose gioco a due con Mitchell Poletti fino in fondo ad appoggiare i punti 35-36 che portano sul più 5 l'Assigeco Casalpusterlengo. Riparte Iesi, Miller a superare la metà campo con il passaggio a Migliori, Migliori prova la penetrazione, poi torna indietro, ridà la palla nelle mani del numero 44 in maglia Fileni BPA, palla per Elliott, il consegnato ancora per Miller, cerca Elliott, lo trova con un bellissimo passaggio, Elliott prova ad andare al tiro e va a segno, bellissima palla di Ian Miller per Ivan Elliott che va a realizzare il settimo punto personale. Meno 3 di nuovo Fileni BPA Iesi. Saint-Rose contro Ian Miller, prova ad andare fino in fondo, si schianta contro Michele Maggioli, prova il tiro ma c'è l'errore, a rimbalzo Franco Migliori già dall'altra parte, prova ad organizzare la transizione offensiva, Borsato prova pensa per un attimo al tiro, poi ridà la palla a Migliori, sotto per Elliott, attacca immediatamente il canestro, poi sbaglia l'appoggio, Donzelli esce in palleggio, va fino in fondo per Giampaolo Ricci,
al di nuovo 5 punti di vantaggio per la Sigeco Casal Pusterlengo, settimo punto anche per Giampaolo Ricci. Miller aspetta il blocco di Maggioli, arriva in questo istante, taglio sotto, la palla viene sporcata con un piede da Howard St. Rose, rimessa da fondo per la fila di BP Iesi, 11 secondi sul cronometro, cambio in casa Casal Pusterlengo. Torna sul parquet il numero 13 Alvin Young, va in panchina il numero 14 Howard St. Rose. Rimessa da fondo affidata nelle mani del capitano Michele Maggioli, gliela consegna in questo istante in mano la l'arbitro. L'uscita di Elliott, palla sotto ancora per Maggioli contro Michel Poletti, finto al tiro, poi parte, cerca un passaggio improbabile per Borzato che infatti viene intercettato da Luca Vencato. Vencato va fino in fondo, poi lo scarico fuori per Ricci, tiro da tre immediato di Giampaolo Ricci, l'errore, c'è il rimbalzo di Elliott, palla consegnata nelle mani di Miller che parte a tutta velocità già dall'altra parte, arresto e tiro da due di Miller, l'errore, rimbalzo di Michel Poletti. Riparte ancora la Sigeco Casal Pusterlengo con la possibilità di allungare. Donzelli aspetta l'uscita di Alvin Young, riceve in questo istante Young, Young un palleggio, una finta fuori per Ricci da tre punti, a segno, più 8 a Sigeco, 41 Casal Pusterlengo, scusate, più 7, 40 Casal Pusterlengo, 33 Fileni BPA Iesi. Viene giudicato da due il tiro di Giampaolo Ricci, l'uscita di Borzato, non riceve a Ricciolo, Migliori fino in fondo, prova a appoggiarsi al vetro, sbaglia ma c'è il rimbalzo dello stesso Migliori che va a segno e subisce il contatto falloso del numero 15 Daniel Donzelli. Primo fallo della partita per Donzelli, primo fallo di squadra in questo quarto per la Sigeco Casal Pusterlengo. Migliori arriva a quota 5, così come 5 sono i punti di svantaggio per la squadra di coach Maurizio Lasi. In lunetta col tiro libero aggiuntivo Franco Migliori può riportare a meno 4 la fila di BPA. Migliori il tiro a segno, sesto punto per Franco Migliori e Iesi arriva a quota 36. Il palleggio di Vencato contro la pressione di Procacci, rientrato al posto di Stefano Borzato. In punta Poletti, consegna nelle mani di Vencato, resta dietro per un attimo Miller, poi Vencato torna sul blocco di Poletti. Poletti riceve il passaggio, si smangia il canestro da sotto, dall'altra parte Iesi, Migliori cerca il passaggio sotto per Miller, viene intercettato dalla gamba del numero 8 Ricci. Rimessa da fondo per la Fileni BPA Iesi con 20 secondi sul cronometro per andare al tiro. Maggioli per Elliott, da Elliott a Miller, Miller marcato da Alvin Young, l'uscita di Migliori, non lo serve Miller contro Alvin Young, 10 secondi, attacco fermo per Iesi in questo caso, Miller attacca, fuori per Procacci, extra pass per Migliori da tre, l'errore, a rimbalzo lottano Elliott e Ricci, la palla è toccata da quest'ultimo, altro possesso offensivo per la Fileni BPA, 14 secondi per andare al tiro, rimessa da fondo nelle mani di Michele Maggioli, la ricezione di Elliott, palla per Procacci, sotto ancora per Maggioli, Maggioli contro Poletti, attacca al canestro e va a prendersi il fallo di Michel Poletti, secondo fallo personale per il lungo, classe 1988, secondo fallo di squadra anche per la Sigeco Casal Pusterlengo. Altra rimessa per a disposizione della Fileni BPA Iesi, sempre rimessa da fondo, andrà ancora Michele Maggioli, Maggioli, l'uscita di Elliott, riceve in questo istante, palla sotto ancora per Maggioli, Maggioli tira immediatamente a segno, Michele Maggioli, ottavo punto nella partita, Iesi risale a meno 2. Dall'altra parte la pressione iesina rischia di far perdere il pallone a Vencato, ma Ricci soccorre il playmaker con la maglia numero 6, 11 secondi per andare al tiro, Vencato, Maggioli gli tocca il pallone, poi Vencato ricontrolla e va a segno, primi due punti della partita di Luca Vencato e più 4 per la Sigeco quando siamo a 4:33 dalla fine del terzo quarto di gioco.
Elliott consegna nelle mani di Miller, su di lui la difesa asfissiante di Alvin Young, da Miller per Elliott, sotto per Maggioli, altro tiro dalla media di Maggioli, a segno, arriva in doppia cifra anche Michele Maggioli, 10 punti per lui, arriva a quota 40 alla Fileni PPA contro i 42 di Casal Pusterlengo. Vencato arresta due tempi alquanto dubbio, palla fuori per Donzelli, rischia di perderla, la ricontrolla Young, Young il secondo tempo, c'è l'errore, a rimbalzo tocca Poletti, altro rimbalzo in attacco concesso dalla Fileni BPA Iesi. Miller superare la metà campo, c'è per lui il blocco di Elliott, sfrutta il pick and pop, fuori per Elliott, extra pass per Procacci nell'angolo per Migliori, l'errore, la palla gira sul ferro ed esce, restano 4 lunghezze di vantaggio per Casal Pusterlengo. Young dall'altra parte in percussione, fuori per Vencato, Ricci vorrebbe la palla ma Vencato vuole giocare a due contro con Michel Poletti, va fino in fondo, fuori in angolo per Alvin Young da 3, a segno. Nuovo contro break dell'Assigeco Casal Pusterlengo che torna a più 7, 47 Casal P, 40 Fileni BPA. Procacci, doppio blocco per lui, sfrutta quello di Maggioli, la palla gira, Elliott per Migliori, Migliori con la pressione addosso di Donzelli, ancora in punta per Procacci, 5 secondi, cerca il taglio, Procacci per Migliori, la palla non entra, altro errore della Fileni BPA Iesi. Vencato, la pressione di Procacci, ci prova a cercargli la palla ma la palla ancora in controllo del numero 6, fuori per Poletti, Poletti al tiro da 3 punti, a segno. Nuovo massimo vantaggio per l'Assigeco Casal Pusterlengo, più 10, 8-0 di parziale che ha ricacciato indietro la Fileni BPA. Miller fuori per Migliori, prova a rispondergli a 3 punti, l'errore, a rimbalzo Alvin Young, riesce a controllare ma poi arriva Procacci, la palla sbatte addosso a lui. Coach Maurizio Lasi è costretto a chiamare time out sul meno 10, 50 Casal Pusterlengo, 40 Fileni BPA. Si rientra dal time out Iesi in rottura prolungata, dal 40 a 42 si è sul punteggio di 40 a Fileni BPA, 50 a Assigeco Casal Pusterlengo, parziale di 8-0 che ha costretto coach Maurizio Lasi a chiamare la sospensione. Rimessa in zona difensiva per l'Assigeco, Alessandri tornato sul parquet insieme al numero 16 Matteo Canavesi, l'uscita di Young, su di lui c'è il neo entrato Andrea Picarelli, buono lo scivolamento difensivo di Picarelli, Young è costretto a retrocedere, richiama Vencato, 7 secondi, pick and roll con Canavesi, arresto e tiro di Vencato, l'errore, altro rimbalzo in attacco concesso dalla Fileni BPA all'Assigeco, Alvin Young contro Picarelli, vuole sfidarlo dal palleggio ma tiene bene Picarelli, la virata di Young, l'errore, al rimbalzo Michele Maggioli, apertura su Ian Miller, a superare la metà campo in palleggio il numero 44 arancio-blu, Elliott in punta per Maggioli, Maggioli consegnato nelle mani di Procacci, Procacci pick and roll con Maggioli, va sul fondo poi torna indietro, serve Maggioli, il tiro dalla media è corto, rimbalzo di Alvin Young, la pressione su di lui di Alessandro Procacci, palla nelle mani di Vencato, da Vencato per Ricci, il tiro da tre di Ricci, l'errore, rimbalzo di Miller, deve accelerare la Fileni BPA Iesi, 1 minuto e 10 alla fine della seconda frazione di gioco, fallo di Canavesi, forse oltre il limite dell'antisportivo ma gli arbitri ravvisano un fallo normale. Canavesi, primo fallo per Matteo Canavesi, terzo fallo di squadra per l'Assigeco Casal Pusterlengo. Cambio intanto in casa Fileni BPA Iesi, esce con il numero 5 Michele Maggioli, torna sul parquet Lorenzo Benvenuti, la rimessa Benvenuti, viene fischiata l'infrazione alla difesa di Casal Pusterlengo, Canavesi nel cercare di impedire la rimessa a Benvenuti ha pistato la riga di fondo,
Altra rimessa per la Fiorentina BPA, 19 secondi per andare a tiro. Benvenuti, serve Elliott. Palla per Procacci. Procacci, il blocco di Benvenuti, va dall'altra parte, vuole un riblocco. Procacci fino in fondo a realizzare. Bella iniziativa del numero 13 in maglia Fiorentina BPA. E pregevole realizzazione con la mano destra a proteggere la palla dalla possibile stoppata dell'avversario. Canavesi in punta, palla in ala per Alvin Young, controllo difettoso, su di lui c'è Ian Miller, Vencato va a giocare il pick and roll con Canavesi, accetta il cambio Benvenuti, palla sotto per Canavesi contro Picarelli, bel semigancio del numero 16 maglia Sigeco. Procacci, serve Picarelli, su di lui c'è Alessandri. Picarelli, il pick and roll con Benvenuti, va fino in fondo, va a prendersi il fallo del numero 16 Matteo Canavesi. Per Canavesi si tratta del secondo fallo personale. Esaurisce il bonus adesso la Sigeco Casal Pusterlengo quando mancano 15 secondi alla fine di questa seconda frazione di gioco e Casal Pusterlengo è in vantaggio ancora di 10 punti, 52 a 42 sulla Fiorentina BPA. Due tiri liberi per Andrea Picarelli, sbaglia il primo, restano 10 le lunghezze di vantaggio, non riesce a mettersi a referto Andrea Picarelli, ne avrà un altro a disposizione, il secondo a segno, meno 9 Iesi, primo punto nella partita per Andrea Picarelli. Ora la Fiorentina BPA dovrà evitare l'ultimo tiro della Sigeco, ancora tutto il bonus da spendere e Ivan Elliott va a fare saggiamente il primo fallo di squadra per Iesi, terzo per il giocatore americano. Cambio intanto in casa Fiorentina BPA, viene richiamato in panchina lo stesso Elliott per evitare di commettere il quarto fallo, torna sul parquet Valerio Marsili. Rimessa a cavallo della metà campo nelle mani di Alessandri, Young, su di lui c'è Procacci, c'è il fallo di Lorenzo Benvenuti, fallo sul tiro, fallo sulla penetrazione di Alvin Young. Per Benvenuti si tratta del primo fallo personale. Young avrà a disposizione due tiri liberi, dopodiché resteranno 6 secondi e 3 decimi alla fila di BPA per cercare di accorciare le distanze. Il palleggio del numero 13 americano, il primo libero a segno, solo Cotone, 3 su 3 in lunetta per Alvin Young, 6 punti nella sua partita. Il secondo tiro libero di Alvin Young è sbagliato, rimbalzo di Picarelli, 4 secondi, Picarelli a tutto campo, Picarelli fuori per Benvenuti, il tiro allo scadere, lunghissimo. Termina qui la terza frazione di gioco, Casal Pusterlengo è avanti ancora di 10 lunghezze, 53 a 43 sulla Fiorentina BPA Iesi.
eventuali assunti. Però proprio di approcci non ci siamo, quindi. Quanto ci avevo la prima Si ritorna in campo dopo l'ultimo intervallo. Casal Pusterlengo è ancora in vantaggio di 10 punti, 53 a Sigeco, 43 fine di BP Iesi. Per Casal Pusterlengo ci sono 15 punti per Michel Poletti, 11 per Alessandri, 9 per Ricci. Dall'altra parte solo Miller e Maggiori in doppia cifra, 10. Si riprende a giocare con il possesso nelle mani della Sigeco. Spissu a servire l'uscita di Centrus, buona la difesa dei Benvenuti, va fino in fondo, va a prendersi il fallo, fallo fischiato al numero 8 Valerio Marsili, primo fallo per Marsili e primo fallo di squadra in quest'ultimo quarto per la Fileni BP Iesi. Due tiri liberi a disposizione del numero 14 Howard Centrus. Il primo di Centrus a segno, nuovo massimo vantaggio per la Sigeco, più 11. Ne avrà un altro a disposizione Centrus. È corto il secondo, il rimbalzo viene controllato da Ivan Elliott. Palla nelle mani di Miller. Miller a chiamare lo schema. Serve Marsili, il blocco di Benvenuti per Miller, riceve lo stesso Benvenuti, consegnato nelle mani di Elliott, palleggio contro Alessandri, prova ad andare fino in fondo, c'è l'errore di Ivan Elliott. A rimbalzo Canavesi nelle mani di Spissu che lascia ad Alessandri l'impostazione. Alessandri contro Ivan Elliott, aspetta il blocco di Ricci, Marsili accetta il cambio, Procacci gli sporca la palla viene controllata da Miller, Miller già dall'altra parte, fuori per Benvenuti, si va a riprendere il pallone, aspetta il blocco del numero 6 in maglia arancione, Miller contro Centrus, un blocco, due blocchi, non riesce a sbrogliare la situazione, poi getta la palla nella spazzatura e Ricci intercetta il passaggio andando a schiacciare il più 13 per Casal Pusterlengo. 56 a Sigeco, 43 Fileni BP Iesi. Marsili per Procacci, Procacci va a prendersi il fallo del numero 18 Marco Spissu, secondo fallo per lui, doppio cambio, anzi triplo cambio in casa Fileni BPA. Escono Marsili, Benvenuti e Ian Miller, tornano sul parquet Maggioli, Borsato e Franco Migliori. Immediata la contromossa di coach Andrea Zanchi. Torna sul parquet Michel Poletti, andrà a prendere il posto di Matteo Canavesi. Rimessa laterale per la Fileni BPA dopo il fallo di Spissu. Procacci riceve la rimessa da Stefano Borsato, il blocco di Michele Maggioli, Procacci raddoppiato, butta un altro pallone nella spazzatura, sempre Ricci dall'altra parte, va a prendersi il quarto fallo personale del numero 14 Ivan Elliott. Fileni BPA in rottura prolungatissima. Due tiri liberi per Giampaolo Ricci, a quota 11 punti in questa partita, uno dei tre in doppia cifra di Casal Pusterlengo. La concentrazione di Ricci, va al tiro, il primo libero a segno, più 14 Casal Pusterlengo, 57 a 43. Ne avrà un'altra a disposizione Ricci, palleggio prolungato, il tiro di Ricci a segno, più 15 Procacci prova a superare la metà campo in palleggio, la palla nelle mani di Ivan Elliott, in punta per Michele Maggioli, Migliori va a giocare il pick and roll con Maggioli, Migliori viene preso da Michel Poletti, Michel Poletti tocca la palla con il piede, 8 secondi per andare al tiro. Cambio in casa Fileni BPA, esce con il numero 13 Alessandro Procacci, torna sul parquet
il numero 44 Ian Miller. La rimessa di Franco Migliori, si fa vedere Miller, 7 secondi per andare al tiro, fermo l'attacco jesino, Miller perde la palla, altra palla persa per la Fileni BPA. Casal Pusterlengo può allungare ulteriormente, 58 a Sigeco, 43 Fileni BPA. Ricci aspetta l'uscita dei compagni, consegna la palla nelle mani di Santros, fuori la palla per Alessandri, la penetrazione di Alessandri, arresto, tiro, l'errore, a rimbalzo Franco Migliori. Migliori a condurre la transizione, aspetta l'arrivo dei compagni, palla in ala per Miller, Miller aspetta il blocco di Maggioli, poi cerca sotto Maggioli, altra palla persa per Miller. Dall'altra parte Spissu rischia di perdere il pallone, rischia l'infrazione dei passi, ma riesce a tenere il possesso, palla in ala per Alessandri, va a prendersi il fallo di Ivan Elliott, quinto fallo per Ivan Elliott. Quinto fallo. Altra tegola in casa Fileni BPA, terzo fallo di squadra per la squadra arancioblu. Rimessa da fondo per la Sigeco, 14 secondi per andare al tiro. Centros si incarica della rimessa, palla per Spissu, palla di nuovo per Centros, il taglio di Ricci, la palla fuori per Alessandri, pensa al tiro, finta al tiro, un palleggio, chiude il palleggio, palla per Poletti, 3 secondi, dovrà attaccare Michele Maggioli, Poletti va fino in fondo a segno, più 17, la Fileni BPA non ha ancora segnato in questo quarto quando sono passati già 3 minuti di gioco. Palla sotto per Maggioli contro Poletti, Maggioli prova ad avvicinarsi, fuori per Miller, Miller il palleggio, fallo in attacco, fallo in attacco di Ian Miller, secondo fallo personale per Ian Miller. Il cambio in casa Fileni BPA, esce Ian Miller, torna sul parquet Alessandro Procacci. Iesi esaurisce il bonus di falli di squadra con questo fallo personale. Centros trova una terzara davanti a sé, Maggioli lo chiude, fuori per Spissu, la penetrazione di Spissu, palla sotto per Ricci, Ricci perde la palla, Procacci già dall'altra parte, deve alzare il ritmo Iesi ora, Procacci aspetta lo smarcamento dei compagni, si fa vedere Borsato, cercano sotto Maggioli, su di lui c'è la pressione di Poletti, forse fallosa, l'errore di Maggioli al tiro, rimbalzo di Spissu, Spissu per Giampaolo Ricci, lo pressa Valerio Marsili, palla in punta per Poletti, il consegnato non riesce nelle mani di Spissu, buona la difesa di Procacci, palla allora nelle mani di Centros, Centros serve sotto Poletti, non si intendono i due, palla persa da Casal Pusterlengo, time out chiamato da coach Maurizio Lasi quando mancano 6 minuti alla fine e la Iesi deve recuperare 17 punti di svantaggio. Fischiano gli ufficiali di campo, le due formazioni si attardano a prendere le ultime indicazioni da parte dei propri coach. Iesi in rottura prolungatissima, sotto di 17 punti, 60 a 43, e con lo zero alla voce punti fatti in questa ultima frazione di gioco. Si era andati all'ultimo mini riposo sul 43 a 53 per gli ospiti. Il punteggio ora recita 60 a Casal Pusterlengo, 43 Fileni BPA Iesi. Procacci portare avanti la palla, l'uscita di Franco Migliori, il blocco di Marsili per Migliori, prova ad andare fino in fondo, perde un altro pallone, poi lo recupera Borsato, Alessandri nel tentativo di recuperare il pallone finisce fuori dal campo, Iesi resta in attacco, avrà 10 secondi per andare al tiro, in teoria dovrebbe essere resettato il cronometro, si provvede ad asciugare il parquet, Stefano Borsato poi andrà a rimettere in gioco. L'uscita di Procacci non riesce a ricevere,
Riceve allora Marsili. Bel taglio di Procacci, fino in fondo, la stoppata di Sentrosma, c'è rimbalzo in attacco di Marsili, fuori per Migliori da tre punti, altro errore. A rimbalzo, l'ultima a toccare, è Spissu. Buona l'intensità messa in questa azione da Procacci. Maggioli per la rimessa da fondo. Si fa vedere Marsili. Poi Marsili cerca di consegna la palla nelle mani di Migliori, la penetrazione di Migliori, il giro, va a prendersi il fallo del numero 14, Howard Sentrose. Secondo fallo, primo fallo per la, nella partita per il cubano, classe 1991. Secondo fallo di squadra per la Sigeco Casal Pusterlengo. Migliori potrà andare in lunetta con due tiri liberi per cercare di accorciare le distanze. Il tempo è tiranno in questo frangente. Iesi deve recuperare 17 punti di svantaggio a 5.30 dalla fine della partita. Buono il primo di Migliori. Settimo punto nella partita di Franco Migliori. Meno 16. Avrà un'altra disposizione. A segno anche col secondo. Diventano 15 le lunghezze di svantaggio per la fila di BPA. No, 8 punti della partita per Franco Migliori. Difesa a tutto campo ora per Iesi, con riceve in questo istante Canavesi, chiuso subito da Procacci e Migliori, e Marsili rischia di perdere la palla, poi riesce a servire Sentros, palla per Alessandri, fino in fondo, stoppato da Maggioli, rimbalzo di Procacci già dall'altra parte, il numero 13, palla in ala per Migliori, sotto per Maggioli, Maggioli contro Poletti, si gira, va a realizzare, ma il canestro non è valido, il fallo viene giudicato precedente all'azione di tiro. Terzo fallo per Michel Poletti e terzo fallo anche per la Sigeco in questo quarto. Cambio in casa Casal P. Esce con il numero 22 Alessandri, torna sul parquet con il numero 13 Alvin Young. Marsili riceve la rimessa da Borsato, consegnato nelle mani di Procacci, pick and roll con Maggioli. Marsili cerca la sponda in ala per Franco Migliori. Migliori fa saltare Sentros, la penetrazione, 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo, il tiro forzato, a segno! A segno Migliori, e c'è anche il fallo! Fallo fischiato al numero 16, Matteo Canavesi. Terzo fallo per lui. Iesi risale a meno 13. Migliori arriva a quota 10 punti e coach Zanchi chiama immediatamente timeout. Si ripartirà dopo il timeout con il tiro libero aggiuntivo per Franco Migliori. Tutto firmato da lui, questo mini parziale della Fileni BPA, che è risalita da meno 17 a meno 13. 60 Casal Pusterlengo, 47 Iesi. 4.45 al termine. Iesi deve cominciare a recuperare palloni su palloni per sperare ancora nella vittoria e nel cercare di sbloccare lo zero in classifica generale. Migliori con l'aggiuntivo, a segno, arriva a quota 11 Franco Migliori e Iesi è a meno 12. 60-48, Spissu rischia di perdere la palla, poi riesce a servire Ricci. Su Ricci il raddoppio. Spissu ora a chiamare lo schema, prova a giocare col cronometro Casal Pusterlengo. Poletti nelle mani di Sentrose. Sentrose aspetta l'uscita di Alvin Young, il ricciolo di Alvin Young, fuori per Spissu da tre nell'angolo, a segno. Primi tre punti per Marco Spissu e Iesi viene immediatamente ricacciata indietro, meno 15. L'uscita di Borsato, su di lui c'è proprio Spissu, il blocco di Marsili. Chiude il palleggio Borsato, serve Procacci, 10 secondi, pick and roll con Michele Maggioli, da Procacci per vie perimetrali, Borsato, un palleggio, due palleggi, arresto e tiro da due, l'errore, a rimbalzo, prova a lottare Marsili ma la palla viene controllata dalla Sigeco. Sentros, marcato da Valerio Marsili, va a commettere fallo Marsili. Secondo fallo per Valerio Marsili, bonus esaurito dalla Fileni BPA. Sentros potrà andare in lunetta, due tiri liberi per lui. Cambio in casa Fileni BPA. Esce
con il numero 5 Michele Maggioli. Benvenuti. Torna sul parquet Lorenzo Benvenuti. Tanto coach Lasi le prova tutte, rimanda sul cubo dei cambi con il numero 44 Ian Miller. Primo libero a segno per Centro Rosso, più 16 Casal Pusterlengo. Il secondo per Centro Rosso è sbagliato, rimbalzo di Benvenuti. Procacci deve alzare il ritmo ora. Iesi supera la metà campo in palleggio, serve Franco Migliori, il blocco di Marsili per Migliori, su di lui esce Michel Poletti, vuole attaccarlo Migliori, un palleggio, due palleggi, poi rischia di perdere la palla e la perde, tutto solo in contropiede, c'è il recupero di Marsili, tocca il pallone, Poletti controlla, scongiura il contropiede facile Valerio Marsili, ma la palla è ancora nelle mani di Casal Pusterlengo. 11 secondi per andare al tiro, Centro Os. Il palleggio prolungato del cubano, prova ad attaccare Franco Migliori, va fino in fondo a sbagliare. Migliori, contropiede, 2 contro 1, bella palla di Procacci per Migliori. 13 punti alla partita per Franco Migliori, meno 14 Iesi, 64-50. Spissu, su di lui c'è Procacci, prova a portargli via la palla, viene fischiato fallo ad Alessandro Procacci. Procacci, secondo fallo personale, altri due tiri liberi per la Fileni BP a Iesi. E scusate per la Sigeco Casal Pusterlengo. Pusterlengo. Signori spettatori, sono pregati di non usare i fischietti, grazie. Cambio in casa Fileni BP a. Esce con il numero 7 Stefano Borzato, torna sul parquet con il numero 44 Ian Miller. Spisso in lunetta, segno con il primo. Tornano 15 le lunghezze di vantaggio di Casal Pusterlengo, 65-50. A segno anche con il secondo, più 16, quinto punto nella partita per Marco Spisso, tutti e 5 realizzati in questo quarto. Procacci, fino in fondo, a segno. Procacci. Bel canestro del numero 13. Maglia Fileni BPA. Ancora 14 lunghezze di vantaggio, ma il tempo comincia ad essere veramente poco, 2 minuti e mezzo alla fine. Spissu contro Miller, aspetta l'uscita di Alvin Young, riceve in questo istante Young, arresto, tiro, l'errore, recupera la palla Marsili, palla per Procacci, Procacci già dall'altra parte, arresto e tiro di Procacci, viene sputata dal ferro, poi Benvenuti e Marsili si danno fastidio a rimbalzo. Centros supera la metà campo, poi giustamente cerca di giocare col cronometro. Spissu per Ricci, su di lui c'è Marsili, in punta per Poletti, consegnato nelle mani di Young, pick and roll tra i due, accetta il cambio Lorenzo Benvenuti, palla sotto per Poletti, c'è su di lui il fallo, fallo di Ian Miller, terzo fallo personale. Miller, due tiri liberi a disposizione per Michel Poletti, miglior realizzatore dell'incontro con 17 punti a referto. 1.50 al termine, Casal Pusterlengo si avvia a vincere la seconda partita stagionale. Intanto Poletti sbaglia il primo tiro libero. Restano 14 le lunghezze di svantaggio per Iesi. Il secondo libero di Michel Poletti, è corto anche il secondo, rimbalzo di Benvenuti. Procacci prova ad alzare il ritmo, deve correre ora Iesi, Procacci va a prendersi il fallo di Marco Spissu, terzo fallo per Spissu, è in bonus Casal Pusterlengo, dunque Procacci potrà andare in lunetta con due tiri liberi. Cambio intanto in casa Fileni BPA, esce con il numero 10 Franco Migliori, torna sul parquet, scusate, fa il suo esordio in questa partita il giovane Nicolò Ruggeri. Due tiri liberi per Procacci, il primo del numero 13 è sbagliato, si resta sul 66-52 per Casal Pusterlengo. Il secondo tiro libero di Alessandro Procacci, a segno, 5 punti nella partita di Procacci, meno 13 Iesi, difesa a tutto campo per provare a recuperare qualche pallone, chiamata da coach Maurizio Lasi. Spissu, Miller troppo distante nella difesa, Centros, su di lui c'è Alessandro Procacci, prova la pressione ma Centros lo batte facilmente, palla in punta per Ricci, a segno. Ricci,
arriva a quota 15 anche Giampaolo Ricci. 68 Casal Pusterlengo, 53 Filiani BP Aiesi. Procacci perde la palla, recuperata da Spissu. Spissu fino in fondo va a sbagliare. Rimbalzo di Benvenuti, Procacci, 1 minuto e 15 alla fine. Di fatto la partita è ormai finita. Miller aspetta l'arrivo del blocco di Benvenuti. Palla in ala per Ruggeri. Ruggeri prova a battere Ricci. Palla per Marsili, fuori per Benvenuti. Benvenuti va a commettere fallo in attacco. Secondo fallo della partita per Lorenzo Benvenuti. Ultimo minuto di gioco. Casal Pusterlengo avanti di 15 lunghezze, 68-53. Iesi che arriva alla quarta sconfitta consecutiva in questa A2 Gold 2014-2015. Dovrà rinviare nuovamente l'appuntamento con la vittoria. Ricordiamo, domenica prossima la Fileni BPA sarà impegnata sul campo della Fulgor Libertas Forlì in una partita sentita anche dalle due tifoserie. Rimessa di fronte alla panchina di Casal Pusterlengo nelle mani di Alvin Young. Riceve Spissu, ultimo minuto di gioco. Spissu supera la metà campo, aspetta l'uscita di Centros. Centros, serie di blocchi per Alvin Young. Alvin Young step back contro Nicola Ruggeri, da tre l'errore. Rimbalzo di Procacci. Procacci già dall'altra parte, prova ad andare fino in fondo. Bella palla per Benvenuti che va a realizzare. Si scrive a referto anche Lorenzo Benvenuti. Meno 13 Iesi, 68 Casal Pusterlengo, 55 Fileni BPA. Centros, palla per Alvin Young. Young contro Nicola Ruggeri, fuori per Spissu. Spissu spara da tre, altro errore. Rimbalzo di Valerio Marsili, poi Ricci gli tocca la palla. 15 secondi alla fine, di fatto la partita finisce qui. Young va comunque al tiro, c'è il canestro. 6 secondi più 15 Casal Pusterlengo. Finisce così sul punteggio di 70 a Sigeco, 55 Fileni BPA Iesi. Arrivederci al prossimo appuntamento casalingo per la Fileni BPA.